Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la terza bellissima domenica di Avvento, denominata la Domenica della Gioia. Vedete che oggi le vesti del sacerdote sono rosacee, quindi non viola come in Avvento, perché il tema predominante di questa domenica è la gioia. Voi sapete che l'Avvento, diciamo così, si snoda tra due orizzonti. Gesù vi è, ma per poterlo incontrare ci vogliono in noi delle condizioni. Queste condizioni richiedono un impegno, una fatica, uno sforzo, e viola appunto il colore della pendenza, cioè Gesù ti vuole incontrare, ma se non ti metti in condizione di incontrarlo, lui passerà e tu ti trovi altrove. Questo è in due parole. Però l'Avvento è anche il tempo in cui viene annunciato che cosa succede quando io incontro il Signore. Quando io incontro il Signore troviamo quello che tutti cercano, troviamo la gioia vera, troviamo la pace del cuore, troviamo davvero la felicità. Se abbiamo ascoltato l'antifona d'ingresso, questa messa comincia con le parole rallegratevi, e il profeta Isaia, proprio la prima parola che ci ha detto, è si rallegrino, e comincia a mostrare una serie di situazioni. Rileggiamole insieme, che sono delle immagini chiaramente simboliche, no? Dice: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. E quando ascoltiamo queste cose dobbiamo sempre fare un pochino di attenzione. Allora proviamo a fare un flash. Immaginatevi un deserto, una terra arida. Avete visto l'estate, come c'è tutto quanto il sole, con tutta la terra screpolata, che non ci cresce manco un filo d'erba. La steppa, avete mai visto una steppa nei documentari? Domanda: che sono posti allegri questi qui? Se uno va in un posto del genere dice: che bello, non credo, no? Eppure Isaia dice: si rallegrino il deserto e la terra arida, e su che fiorisca la steppa. Ma che è questa roba? E poi capite, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che, capite cosa c'è dietro il deserto, la terra arida, la steppa. Immaginiamo la vita, forse di molti di noi, una vita inaridita, una vita triste, una vita, non lo so, tribolata, senza senso, quello che vogliamo. Comincia a rallegrarti subito, perché se tu accoglierai il Signore, come viene detto più avanti, la terra arida diventerà feconda, il deserto diventerà centro abitato e la steppa diventerà luogo splendido e meraviglioso, una bellissima foresta piena di tutti gli alberi, tutti gli animali di ogni razza e di ogni specie. Capite? Quindi questa domenica, dice, sì, per incontrare il Signore, e lo vedremo anche oggi, c'è stata fare un po' di fatica, però guarda al risultato. Questo vale anche per le nostre cose umane, no? Nell'esperienza delle cose umane non c'è niente che sia fatto senza sacrificio. Se una giovane coppia si deve comprare la casa, quando mette famiglia, deve fare dei sacrifici, deve fare il mutuo, deve mettere da parte i soldi, capite? Poi quando avrà finito tutte queste cose potrà dire: c'ho una casa mia. Perdonatemi l'esempio molto molto feriale. Anche nelle cose soprannaturali c'è sempre questo principio: se io voglio raggiungere un grande traguardo devo mettermi in testa che dovrò fare, diciamo così, diciamocelo pure, dei sacrifici, delle rinunce forse, delle scelte, mettermi in condizione. Allora, quali sono queste cose che dobbiamo fare? E poi vediamo anche le cose belle. Allora, Gesù ci riporta anzitutto nel Vangelo all'esperienza di San Giovanni Battista, perché arrivano dei discepoli, poi vediamo se riusciamo a dire due cose anche su questo, gli chiedono: ma sei proprio tu? E poi lui dice di sì, dando i segni della sua presenza, e poi ritorna su San Giovanni Battista. Adesso, domenica scorsa abbiamo festeggiato l'Immacolata. Se non fosse stata l'Immacolata, la seconda domenica d'Avvento è la domenica di Giovanni Battista. Perché la domenica di Giovanni Battista, che oggi viene un pochino ripreso? Perché tu non puoi incontrare il Signore, non lo incontrerai mai, se non ti metti in ascolto di qualcuno che lo conosce e che gli va davanti. È la ragione d'essere della Chiesa. Voi capite? Perché esiste la Chiesa nel mondo? La Chiesa non è un organo autoreferenziale. La Chiesa esiste come strumento per portare
Gesù agli uomini e gli uomini a Gesù. Se la Chiesa non fa questo, è meglio chiudere i battenti, può tranquillamente cessare di essere. Capite? Quando c'è un sacerdote in una parrocchia, se riesce a portare Gesù alle persone e le persone a Gesù, la sua presenza è sensata e, come dire, ha avuto ragione di essere. Se sta diversi anni e non riesce a portare Gesù alle persone e le persone a Gesù, la sua presenza non ha avuto ragione di essere. Capite? È chiaro che però San Giovanni Battista, tutti quanti lo conosciamo, come si presentava San Giovanni Battista? San Giovanni Battista che cosa diceva? Dice: ragazzi, se volete incontrare il Signore, qui i peccati non si possono fare, i soldati, niente violenza, d'accordo? Niente violenza esclusi contro il prossimo, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, quindi fate opere degne della conversione, cominciate a cambiare vita. La prima lettura del profeta Isaia, andando avanti, ci dice: attenzione, irrobustite le mani fianche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Voi sapete che con le mani noi operiamo e con le ginocchia camminiamo. Quando le mani sono bianche non operiamo, e quando le ginocchia tremano e vacillano non camminiamo. Allora, domanda che mi devo oggi porre, terza domenica d'Avvento: che cosa sto facendo della mia vita? Le mani, d'accordo? Che opere sto facendo? Cioè, se io oggi mi presentassi davanti al Signore, no? E lui mi dicesse: Leonardo, che stai facendo? Che cosa stai facendo nella tua giornata? Che cosa stai facendo nella tua vita? Quali opere mi stai portando? Sono opere belle? Sono opere buone? Sono opere sante? O è altro? Questo ciascuno di noi deve farsi questa domanda e darsi la risposta. Camminando, dove sta andando la mia vita? Tutti quanti noi, adesso non vi voglio rovinare la domenica, anche perché oggi questa è una domenica doppiamente bella, perché dopo la messa battezziamo una bellissima creatura, quindi è doppiamente bella, la domenica della gioia, e c'è anche una nuova figlia di Dio, quindi siamo tutti quanti felici e contenti. Però questo purtroppo non toglie, questo media è cominciato da 7 minuti, ma vedo una brutta notizia, cioè abbiamo 7 minuti di vita in meno, tutti quanti. Non c'è niente da fare, quindi lo scandire dei secondi che passano in continuazione ci portano verso l'epilogo della nostra esistenza. Questo non ci possiamo fare niente. L'unica cosa che noi possiamo fare è: bene, mentre mi avvicino verso la fine, cosa sto facendo della mia vita? Quindi dove sto camminando? Sto camminando bene? Mi sto preparando all'incontro col Signore? Ci penso ogni tanto che un giorno dovrò incontrarlo? Che succede dopo, punto interrogativo? Rimane tutto come prima o dovrà succedere qualche cosa? Voi sapete, tutti quanti gli esseri umani, no? Noi lavoriamo, pure i preti lavorano, e ci abbiamo i contributi, perché poi quando diventiamo vecchi ci vuole la pensione, giusto o no? Sarebbe da folli che uno ci pensa, perché dopo uno arriva a 60-70 anni, non può lavorare più, si muore di fame. Ecco, ma noi ci pensiamo ogni tanto che, oltre che la pensione, diciamo, qui a Sermoneta si campa almeno 100 anni, quindi vi auguro di vedere tutti quanti a 110, quindi ci abbiamo da 70 a 110, ma dopo il 110° anno di vita che succede? Perché se c'è sta qualche altra cosa, oltre che preoccuparsi della pensione, forse sarà il caso anche di pensare a quello che c'è sta dopo, capite? Perché comunque la vita terrena, l'orologio finisce, ma quando comincia la vita dell'altro mondo, lì non finisce più, capite? Quindi noi abbiamo del tempo limitato nei confronti dell'orizzonte eterno, e a questo ci dobbiamo pensare. Io vi posso spronare a pensarci, però ciascuno deve pensarci per sé, non lo può fare nessuno al posto di un altro. Allora, San Giacomo Apostolo dice: fratelli, ci sta una piccola cosa, due cose importanti da fare per non perdere l'occasione di incontro col Signore. Allora, numero uno, siate costanti. Se vogliamo scegliere di cominciare a camminare verso il Signore, ecco, la costanza nelle cose buone bisogna impararla. Sapete che la Chiesa, se non voglio fare la predica della domenica, non ci ricorda, almeno la domenica santifica la festa. Almeno la mattina quando ti svegli e la sera quando vai a dormire, la Madonna disse: fate il segno della croce, un Padre nostro, un Ave Maria, 50 secondi da dare al nostro Signore, 50 la mattina e 50 proprio il minimo indispensabile.
fallo, perché fatto questo con tanta costanza, comincia a disporre la tua anima a un vero incontro col Signore. E poi un'altra cosa importante, non lamentate i fratelli gli uni degli altri per non essere giudicati. Questa è la domenica della gioia, no? Una persona gioiosa, sapete cosa? Non si lamenta mai, è contenta, guarda le cose belle della vita. Quando le persone non stanno nella gioia, hanno una malattia, il cardinal Petrocchi la chiamava, sulla base di questa, la lamentosi, la conoscete voi? La lamentosi è terribile. È una malattia brutta che ci rende molto antipatici ed è molto contagiosa. Proviamo a pensare a quante volte, speriamo poche, noi ci lamentiamo oppure ascoltiamo intorno a noi i lamenti, tipo teatro greco, quindi tipo tragedia, tutti quanti a lamentarsi. Non ne va dritta una nella vita, no? Allora, una persona che ha incontrato il Signore comincia a entrare in un altro orizzonte, non si lamenta, ma guarda le cose belle della vita, guarda i doni che il Signore ti ha fatto, guarda alle cose con cui la sua vita è stata benedetta, eccetera. Ecco, l'ultimo aspetto, l'ultimo è Gesù e Giovanni, il Vangelo. Allora, quando i discepoli di Giovanni dicono: senti un po', ma sei tu quello che devi venire? Come risponde Gesù? Gesù risponde: sono io. Gli dice: guardate, decidetelo voi chi sono io. Queste sono le mie credenziali. Queste sono le cose che sono successe da quando ci sto io. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri, ai poveri annunziato il Vangelo. Allora, attenzione, nessuno può dimostrare che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio. Dimostrarlo non si può. Io non vi posso dimostrare che tra poco, quando salgo su quell'altare e pronuncio le parole della consacrazione, tutti quanti staremo devotamente adoranti in ginocchio, quando alzo l'ostia, non è un pezzo di pane, quello di Gesù Cristo veramente vivo e vero. Ci sono però dei segni che il Signore ci mette dinanzi, e dinanzi ai quali noi dobbiamo prendere una posizione. Io ai miei cari ragazzi più giovani ho detto tante volte, e gli ripeto in continuazione, di guardate che quando andrete dall'altra parte, il Signore, prima di chiedervi quello che avete fatto, vi dirà: avete fatto funzionare il cervello? Allora, io che cosa penso dinanzi a Gesù? Punto interrogativo. E dinanzi ai segni che lui ha lasciato nella Chiesa, nella storia e nella mia vita. Lo riconosco come colui che deve venire, come colui la cui accoglienza mi cambierà la mia vita, oppure no? Questa è un'altra grande domanda, ma che interpella la nostra personale risposta. Capite? Cioè, io sarei contentissimo se, quando dovessi un giorno andare via da questa splendida comunità, spero il più tardi possibile, vi avessi però trasmesso l'importanza che la nostra vita, la tua vita personale ha dinanzi al Signore, e l'importanza che tu, quella che la tua vita è, quelle che le tue scelte sono, le fai davanti a Lui. Capite? Perché la nostra vita tende irreversibilmente verso l'incontro con il Signore, e prima che questo accada noi dobbiamo esserci posta la grande domanda: Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio oppure no? Nella Chiesa Cattolica, anche, ma ridotta come sta oggi, posso incontrare Gesù Cristo o no? I sacramenti che stiamo celebrando, cioè c'è la messa che è la cosa più grande che esista, il battesimo, sono realmente degli strumenti di santificazione attraverso i quali la mia vita ha un salto qualitativo, o sono dei riti che se li vivo bene e se non li vivo non fa niente? Questa è una domanda che tutti quanti noi dobbiamo porci e a cui tutti noi piano piano dobbiamo imparare a dare una risposta. Siano lodati Gesù e Maria.